Bella a tutti ragazzi, sono Max Arnerd ed eccoci nel decimo episodio di Assassin's Creed Unity. Ci siamo lasciati con la fine di un episodio veramente fantastico, romantico, di tutto e di più. Partiamo con il numero 10 e vediamo che cosa ci porterà. Sequenza 10, ricordo 1, invito a cena. Louvre, 20 gennaio 1793. Ne sei proprio sicuro? No, non proprio. Ma il marchese è alla convenzione nazionale con le Peltier. Magari sa qualcosa. Qual è l'esempio migliore della depravazione del vescovato? Sette suore che corrompono un prete lascivo o un benedettino ben dotato che sodomizza una capra di nome Pius? Per nulla al mondo risponderò mai a questa domanda. Che cazzo di domanda? Allora, capra sia. Allora, che posso fare per te e per la tua bella amica? Louis-Michel Le Peltier. Cosa puoi dirci su di lui? Ah, il caro Louis è passato dall'osteggiare la pena di morte a chiedere la testa del re in 2 anni. Dove lo troviamo? Purtroppo di rado. Socializzo con i miei colleghi. Non capiscono perché non voglio decapitare gli innocenti. A proposito di innocenti, De Sade. Le Peltier. Sai, credo che ceni spesso in un caffè vicino al Palais Royal. Che razza di suppongo lo pervertito. troverete là. Altrimenti ritornerò. Sicuro. Davvero? Allora spero di sbagliarmi. No, non credo. Troppo pervertito questo tipo. Vino per il palazzo. Passa dal retro. Stavolta quelle finestre devono brillare o il signor Le Peltier vorrà la mia testa. Sì, signora. Buongiorno, cittadino Le Peltier. Cittadino Tayen. Va bene, si parte, si parte. Stavo pensando ancora alla scena di prima di quel razza di pervertito. Non sa che Elise è abbastanza cazzuta da ammazzarlo, ma va bene. Allora, assassina Le Peltier. Questo mi sa che l'ho pronunciato giusto. Continua. Andiamo, partiamo. No, partiamo già male. Partiamo proprio già malissimo. Ah, che cazzo. Una cosa di fieno doveva prendere. Un carro del fieno non l'ha preso. Non ci posso credere. Allora, Arno, ti devo spiegare una cosa. Tu devi entrare là dentro. No, niente. Ho capito che già io non mi fido di te. Ok, c'è abbastanza gente qua, perciò. Torna qui, stronzo! Ho un pugnale pronto Stronzo, per te! non me lo dici prima di tutto. Ok, facciamo fuori anche sto pirla. Vabbè. Per rincoglioniti in meno per i piedi. Cosa vuole? Allora, vediamo dove sono. C'è quello lì, c'è questo qui, c'è questo qua. Torna qui! Sporgerò i tuoi denti però! Ok. Lavoro direi abbastanza pulito. Addirittura vieni qua? Sì? Ok, perfetto. Allora, evitiamo di... Ah, sì? Sei mio! Non mi sfuggi! Lì! Ok, tanto sapevo che io andavo a finire lì. Andava proprio... Figlio di una puttana! Dov'è?
Davvero mi ha preso da là? Ok, mi tocca correre perché sennò quel pezzo di merda infatti mi prende. Intanto arrivo là. Così la smetterai di correre. Figlio di... Così non va bene. E dovevi ammazzarlo. Ok. Ah, c'è quello lì? Eh già. Tanto mi darà fastidio dopo. Hai il ritroso? Allora adesso dobbiamo trovare l'entrata. Che non penso sia lontana da qua. Mamma mia. Scordinato come non so cosa. Mi sa che non è qua. No, infatti. Ah, era proprio sotto. Perfetto. Che succede? Ok, usiamo l'occhio dell'aquila. Oh cazzo. Dove vai? Il panorama è molto più bello da... Se quella... Non ci credo, ma vedi che... Io lo sapevo che si metteva davanti, ormai li conosco a memoria il passaggio. Oh, là. Mamma mia, iniziamo già a sclerare. Quello poteva anche ammazzare dopo, tanto ormai era a terra. Adesso dovete scappare insieme ai vostri amici aristocratici. Oh, là. Ok, fatto fuori anche questo. Volete avvelenare i miei clienti? Come prego? Questo vino è tagliato con sale di piombo. Un bicchiere e... Sono vado da qua. Non so di cos'è. Faccio questo mestiere da 30 anni, amico. Riconosco bene il vino adulterato. Scappi via! Sono 50 libbre di vino queste qui. Voglio solo staccarti la testa! Guarda qui il culo! Oh, là. Che lentezza! Sei proprio patetico! Ti uccido! Basta! Perfetto. Sta facendo parecchio casino. Rubiamo il vino. Potrebbe tornare utile. Sicuramente. Per una trincata più tardi sicuramente potrebbe tornare utile. Buongiorno, anzi per di più buonasera. Signorina, dovrei parlarle. Scusate, signorina, il signor Lepeltier si è lamentato dell'aria viziata. Potreste aprire la finestra? Questo vi convincerà. Oh, certo, signore. Remy, apri la finestra. Il signor Lepeltier trova quest'aria viziata. Non ho ben capito. Ho visto che l'uomo corrompe e l'ho corrotta. Va bene. Va bene, entriamo, infiltriamoci. Allora. Vediamo. Ok, sono tutti qua. Cazzo,
cazzo, peccato che non ci arriva. Però io ho le bombe carta. Qui. Come odio i petardi. Davvero non la tira a colpirla? Vabbè. Non ci credo. L'ho mancato. Ma sei proprio un coglione, Arno. Che visuale di merda, riesco a capire un cazzo. Ok. Vabbè, visto che ci siamo, scassiniamola questa porta tanto. Ok. Sto diventando un esperto nelle scassinare le porte. Mamma mia. Allora. Qui ci sono dei signorini. Cameriere. Signore, il vostro miglior vino. Stasera festeggiamo la morte del figlio. Stai zitto un attimo. Susanna, corri! Ok. Il bersaglio è morto. Il re deve sembrare un criminale e un traditore. Solo allora, dopo averlo giustiziato come un delinquente, sveleremo la grande verità di Shaktamore. Svelate la verità che preferite, Gran Maestro. Io, però, agisco solo per la Francia. Avevate ragione. Re Luigi è in contatto con persone assai... Oh, c'è la touche. Cittadino Le Pelletier, i voti sono 360 a favore dell'esecuzione e 360 per la clemenza. Voi cosa votate? Esecuzione. Che gran stronza. Il voto è stato registrato, Gran Maestro. E? Il re morirà. Non avevo dubbi. Non vedo l'ora di assistere alla fine della tirannia. Vi riserverò un posto in prima fila. Allora, facciamo fuori... Uno. Cristo! Due. Due, ok. Anche se è stato un po' più complicato, ma ci sei riusciti lo stesso. Chissà se c'è un'uscita qua vicino, no? Quando mai? Probabilmente ci toccherà andare da dove siamo venuti. C'è solo un problema. Ah, ok, da qua. Che io non mi ricordavo già più. Dirai le tue ultime. Siete parecchi? Le guardie francesi. Ok. Direi che me ne posso andare. Il mio lavoro l'ho fatto. Canzoni fantasma leggendari. Ok. Ricordo numero 1 completato. L'invito a cena. E abbiamo ucciso un altro templare. Perfetto.